Impiega appena 10 minuti la Juventus per aprire la scatola difensiva della Palermo, di nuovo affidato a Davide Ballardini. In panchina l'assist di Pogba, la conclusione dopo stop di petto al volo di Sami Khedira per il quinto centro personale in questo campionato. Poi l'infortunio di Marchisio, la riscossa del Palermo che flirta col gol del pareggio, scaccia i pensieri al 71esimo minuto. Paul Pogba, ottavo gol nel suo campionato, record personale in singola stagione, eguagliato l'anno scorso, 8 reti per lui. 3 minuti più tardi si disunisce il Palermo che perde il pallone con Ciocev, gran giocata di Juan Cuadrado che firma il quarto centro in questo campionato, abbassa definitivamente il sipario con tanta celebrativa insieme a Paul Pogba. Pogba che contribuisce all'azione di Alvaro Morata che manda in porta Simone Padoin all'89esimo minuto per la rete del 4-0 definitivo. Sfida in quota Europa League al Franchi di Firenze tra Fiorentina e Sassuolo. Fiorentina segue di vittoria da 6 partite che sblocca subito il match al 10° minuto con il 4° gol in questo campionato per Gonzalo Rodriguez su cross di Badel. Il Sassuolo pareggia al 10° del secondo tempo, lancio profondo per lo scatto di De Frel che mantiene freddezza, parecchia la tavola per il rigore in movimento di Domenico Berardi, 7° centro nel campionato del gioiello calabrese del Sassuolo. Situazione di parità che dura però appena 2 minuti, la combinazione a lunga gittata, Ilicic, Marcos Alonso, Ilicic, la volée mancina che non lascia scampo ad Andrea Consigli, 13° gol nello strepitoso campionato del giocatore sloveno. E poi sigilla la partita emulando il Padelli di 11 mesi fa, Andrea Consigli con un clamoroso autogol che rifinisce il 3-1 della Fiorentina sul Sassuolo. Mette Godi, ultima chiamata salvezza per il Verona, ma passa in vantaggio il Frosinone al quarto d'ora con il primo centro in Serie A in carriera per Adriano Russo. Da calcio d'angolo arriva anche il gol del Verona che pareggia al 64esimo minuto con la rete di Matteo Bianchetti che sfrutta la sponda aerea di Giampaolo Pattini sul cross di Emanuelson, ma il Frosinone trova il colpaccio proprio in pieno recupero, il cross di Paganini, il colpo di testa del capitano Frara in assoluta libertà nel cuore dell'area, il Frosinone è un punto dal Carpi quart'ultimo. Nel match della Dacia Arena tra Udinese e Chievo, spettacolo all'ora di pranzo a Bergamo tra Roma e Atalanta, passa in vantaggio la Roma, il destro non è il piede preferito di Luca Digne, ma basta per piegare la mano di Sportiello, 23esimo minuto, 1-0 Roma, Roma che poi confeziona il contropiede perfetto, Dzeko per Salah, per Rajan Engolan, segno per la seconda stagione consecutiva all'Atleti Azzurri d'Italia, 2-0 e partita che sembra in ghiaccio per la Roma, sotto la pioggia di Bergamo, invece grande reazione dell'Atalanta con gli ex di questa partita, il Papu Gomez mette dentro a carenza Boriello, Marco D'Alessandro, prodotto del vivaio giallo-rosso per la rete dell'1-2 che riapre il discorso. Passano 4 minuti e Marco Boriello mette di testa il pallone nell'angolino alla destra di Szczęsny. Primo gol in carriera con la maglia dell'Atalanta per Boriello che lo segnava dal 20 dicembre ancora in maglia Carpi contro la Juventus. Completa la sua giornata da ricordare Boriello sulla strepitosa azione del Papu Gomez anticipando secco Zukanovic mettendo di sinistro nell'angolino dove Szczęsny non può arrivare all'esultanza di Edi Reja, per lui aria di derby contro la Roma, ma poi l'infinito Francesco Totti mette dentro il suo gol numero 245 in Serie A piegando la mano di Sportiello e 3-3 alla Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo. Ecco la nuova classifica, la Juventus ha più 9 sul Napoli, anche in vantaggio nella differenza reti, ma conta pochissimo ormai in vista di un eventuale lontanissimo arrivo a pari punti. Bologna senza vittoria da 7 giornate, più in salute il Torino, ripartito con 2 successi di fila. Sono ancora indisponibili Destro e Immobile. Donadoni torna al 4-3-3 con il tridente Rizzo, Giaccherini, Floccheri. Ventura lascia in panchina Maxi Lopez nel 3-5-2, tandem d'attacco Martinez e Belotti. Al Dall'Ara dirige Abisso di Palermo.
Primo affondo dei Granata dopo due minuti. Belotti rifinisce di prima su Martinez. Dal limite la conclusione dell'attaccante venezuelano. Respinge Mirante e decisiva chiusura di Oikonomu su Bruno Peres. Poco Bologna. Qui combinazione di Avarà, Rizzo, Giaccherini, anticipato con tempismo da Glick. Partita bloccata. Poi al 39esimo rischia la squadra di Donadoni. Rossettini trattiene nettamente per la maglia il capitano Granata Glick. Per l'arbitro Abisso non è rigore. Ripresa. Entra Zuniga su alla prima conclusione del Bologna nello specchio della porta. Al 57esimo Teder serve in area Giaccherini, diagonale e palo esterno dell'attaccante rossoblu al rientro dalla squalifica. Partita a fari spenti fino all'89esimo, poi contropiede del Torino con Martinez, diagonale di poco fuori, ancora a secco l'attaccante Granata. Sembra finita, un pari a reti bianche, ma nei quattro di recupero Rossettini commette fallo su Belotti e questa volta è rigore per il Torino al 93esimo. Belotti trasforma e va in doppia cifra, decima rete, per Ventura terzo successo consecutivo, mai centrato in questo campionato. Il Bologna di Donadoni ancora sconfitto, quarta caduta nelle ultime 5 gare. Prossimo turno sotto i riflettori con Napoli, Bologna e Roma Torino. Formazione tipo per il Carpi 4-4-1 con Bakogu centravanti, problemi in difesa per Gasperini che deve fare a meno soprattutto di Perin fino a fine stagione, ma anche di Muñoz e Burdisso. Dirige Rizzoli, prima emozione del match all'ottavo con Di Gaudio che pegna così la manna. Poi al 34esimo il gol del Genoa, il cross di Ansaldi per Gemali, difende bene il pallone dello svizzero, poi lo offre a Pavoletti, undicesima rete stagionale per l'attaccante del Grifone e candidatura lanciata agli europei. Poi Izzo si becca il secondo giallo, dubbi sulla decisione di Rizzoli, lascia comunque il Genoa in inferiorità numerica, Genoa che avrebbe comunque con Cerci l'opportunità di andare sul 2-0, ma poi il Carpi ribalta tutto, prima con Di Gaudio pareggia i conti al 48esimo, poi al 50esimo circa ci prova ancora Lollo, la respinta di La Manna, l'azione prosegue con la combinazione tra Cofì e Pasciuti, il cross di quest'ultimo per l'inserimento vincente di Lol. Dunque Carpi che chiude il primo tempo sul 2-1, la rabbia di Gasperini anche per l'extra recupero sui 4 minuti concessi in una prima istanza da Rizzoli. Nella ripresa il Carpi chiude i conti, Pasciuti al quarto del secondo tempo porta a 3 le reti degli emiliani. Poi tante occasioni per Lasagna, subentrato nella ripresa, ma a segnare la quarta rete all'86esimo è Sabelli. Carpi che vince 4-1, 3 punti per la rincorsa salvezza. Tiro Inter 2, Napoli 0, sorridono i nerazzurri dopo questo primo tempo, delusione e anche rabbia per il Napoli dopo il primo gol, tutto da rivedere, lo vedremo con le immagini nello studio qui nella Premium Arena. Allora vado subito dritta con Ciro Ferrara, Bernardo Corradi, Graziano Cesari sulla Moviola. Sì, andiamo subito al quarto minuto perché è l'1-0 dell'Inter, 1-0 di Cardi che nasce da una posizione proprio irregolare a parte del centravanti dell'Inter. Ecco, nostra prima immagine, la linea del fuorigioco, il piede di Icardi destro, probabilmente una parte della figura sono più avanti rispetto all'ultimo dipendente Albiol, di qua nasce l'1-0 dell'Inter. L'assistente, purtroppo Tonolini, non si rende conto di quello che sta succedendo. I nostri inviati intanto ci raccontano di un De Laurentiis furioso a San Siro che, conoscendolo, forse avrebbe voluto anche parlare nel primo tempo. Napoli in silenzio stampa, ma chissà che insomma non potremo sentire il presidente azzurro ai nostri microfoni proprio nel secondo tempo dopo la partita. Intanto vediamo come cambiano le quote dopo questo primo tempo. 40 con un gol nel Napoli, quindi vittoria dell'Inter 2-1, 3-60, pareggio del Napoli 6-50 e rimonta e vittoria con la squadra di Sarri a 13-50. Ci vediamo al secondo tempo e vediamo cosa accade. A te, Michela. Queste sono le quote e questi sono i gol che andiamo subito a rivedere. Il gol del capitano, sempre più leader, Maurizio Icardi, segna lui il primo gol, quello che apre le marcature, un gol che abbiamo rivisto anche con la lente di ingrandimento che rivedremo nel post partita. Poi sul finale del secondo tempo arriverà anche il gol di Brozovic per siglare con il 2-0 risultato parziale dopo la prima frazione di gioco.
Studio velocemente perché abbiamo davvero poco tempo, Ciro? No, è un Inter che ha cominciato forte anche se il primo gol è in fuori gioco e bene nella parte finale. Emergenza piena per l'Atalanta, Reja deve fare a meno di De Rone e Cigarini squalificati e di Diamanti infortunato, centrocampo da reinventare, Migliaccio e Freuler davanti alla difesa nel 4-2-3-1 con Boriello terminale d'attacco. Cambia anche Spalletti, non per necessità, Roma schierata con lo stesso modulo degli avversari, in difesa Rudiger a destra, De Rossi e Nainggolan mediani, tridente avanzato con Florenzi, Perotti e Salah dietro a Dzeko che torna titolare dopo un mese. La Roma assume l'iniziativa al 16esimo, Florenzi innesca Perotti in area, ma l'argentino calcia in curva. 23esimo, Digne in cattedra, chiede l'1-2 a Perotti, entra in area e trafigge Sportiello. Roma in vantaggio, terzo gol in campionato per l'esterno francese, classe 93, che si infortunerà poco dopo e sarà sostituito da Emerson. Passano 4 minuti e la Roma colpisce ancora, Dzeko in profondità per Salah, l'egiziano rimette al centro dove Nainggolan di prima intenzione infila Sportiello sul primo palo. Quarta rete in campionato per il centrocampista di passaporto belga, non impeccabile l'estremo difensore atalantino nell'occasione. L'Atalanta ha il merito di reagire subito, Kurtiz al 33esimo apre per Gomez, palla in mezzo, non ci arriva Boriello, irrompe D'Alessandro che riapre così la partita sul 2-1 per i giallorossi. Secondo gol in nerazzurro per Marco D'Alessandro, 25 anni, romano, cresciuto nel vivaio giallorosso. I bergamaschi sono rinfrancati dal gol. Sul corner di Gomez al 37esimo svetta Boriello e sigla il pareggio 2-2. Prima rete in maglia atalantina per l'attaccante puntuale gol dell'ex. 4 stagioni in giallorosso per Marco Boriello. Primo tempo vivace e spettacolare. Al 41esimo Dzeko ruba palla a Toloi, evita anche Sportiello, ma poi spreca clamorosamente calciando alto. Al 44esimo l'attaccante bosniaco vuole rifarsi. Pregevole girata, ma Sportiello è reattivo e mette in angolo e si va alla ripresa. L'Atalanta schiaccia subito sull'acceleratore al 5, Gomez va via Rudiger. Pallone in area dove Boriello anticipa Zukanovic e porta in vantaggio i padroni di casa. Doppietta per il bomber napoletano che sale a quota 6 tra i marcatori con le 4 reti segnate con il Carpi. 17esimo, Atalanta ancora pericolosa con Gomez scatenato, assist per Boriello libero che spreca e calcia alto. 22esimo, sempre imprendibile per la difesa giallorossa Gomez, passaggio per Boriello ma Szczęsny è pronto e si rifugia in angolo. Al 33esimo Spalletti getta nella mischia Totti fuori De Rossi, Roma all'assalto per il pareggio. 37esimo Florenzi lavora un buon pallone, ci arriva Dzeko che non è fortunato, la carambola su Toloi favorisce l'intervento comodo di Sportiello. 40esimo la Roma stringe i tempi, azione insistita nell'area bergamasca, la palla arriva a Totti che infila nell'angolo basso, Sportiello è il 3-3, secondo gol in campionato per il capitano romanista. A quota 245 nella classifica dei marcatori della Serie A di tutti i tempi, dietro soltanto a Silvio Piola. Nel finale al 43esimo contatto Toloi-Dzeko nell'area bergamasca, proteste romaniste, il signor Irrati espelle Spalletti che lascia comunque il campo con il sorriso. Finisce 3-3 fra Atalanta e Roma.